scatto per le azzurre del coach Davide Mazzanti. Vittoria importantissima nella seconda giornata, dedicata alla seconda fase del mondiale. Una vittoria arrivata dopo un'ora e 45 di grande volley, ancora però condizionata da una prima parte di gara da dimenticare per Little Volley. Ancora una volta una partita giocata dalla doppia faccia per le azzurre. Continua però il sogno iridato, il sogno mondiale per le ragazze terribili della coach Davide Mazzanti. Primo posto mantenuto, 19 punti nella classifica, domani il giorno di riposo e poi venerdì pomeriggio a partire dalle ore 17:15 la sfida contro l'Albiceleste, l'Argentina, quarta forza del gruppo D di questo mondiale. E poi sabato nel primo pomeriggio alle ore 13:30 la riedizione, la rivincita, speriamo di no, dell'ultima semifinale del mondiale proprio in terra nipponica 4 anni fa, quella 3-2 indimenticabile per la nazionale di Mazzanti. Una partita che ha dimostrato tutto il valore di Miriam Silla, l'ago della bilancia. Ieri nel secondo e nel terzo set che ha visto le azzurre prima rientrare, poi portarsi avanti contro la nazionale verde-oro di Zeroberto, per poi cedere purtroppo la partita, il quarto set e il tiebreak decisivo del quinto set per 17-15 dopo aver annullato anche 2 match point. Ecco, e i tanti dubbi, le preoccupazioni, le ceneri che ci siamo portati avanti dopo la sconfitta subita in quel di Rotterdam riguardante la prima giornata della seconda fase, la prima sconfitta in questa edizione del mondiale, in questo titolo, in questa rassegna iridata, è stata sicuramente molto gravante nella partita odierna, soprattutto nel primo set, soprattutto all'inizio del secondo set, in cui il Giappone, la nazionale di Manabe, scappa addirittura avanti 8-5, avanti di una parziale. Primo set vinto, dominato per 25-20. L'Italia risorge nel corso del secondo set grazie alla solita qualità, alla solita quantità di forza di Paola e Egonu, che chiuderà con 26 punti a bersaglio, ma soprattutto grazie alla difesa, ai recuperi, ma a un lavoro a 360 gradi in attacco e in difesa realizzato da Miriam Silla. Un turno di riposo invece per Elena Pietrini, che dopo lo show personale realizzato contro l'Olanda domenica pomeriggio, in quel di Rotterdam non si è ripetuta ieri contro le Verdi Oro, contro il Brasile di Zeroberto. Quindi fiducia a Caterina Busetti, che ha comunque ricambiato la fiducia del coach con 12 punti, con una prima parte di gara condizionata da alcune ricezioni sbagliate, ma poi comunque alzando il livello del gioco personale, rispondendo presente e poi anche andando a chiudere qualche punto molto importante nelle parti fondamentali del match. 26 punti per Paola Egonu, 13 punti per Miriam Silla, il solito però lavoro a muro è quello che ha dato 13 punti anche a Anna Danesi. 10 Monster Block quest'oggi per Danesi, fondamentale nella parte più difficile, nella parte più drammatica della partita in cui Little Volley è riuscita a rientrare. Dopo un primo set in cui Inoue, ma soprattutto Ishikawa, hanno fatto praticamente quello che volevano, l'Italia è risorta. L'Italia, dopo aver perso il primo set, ha chiuso per 25-20 il secondo set grazie soprattutto al fattore Chirichella danese nella parte finale, ma centrale, Miriam Silla, fenomenale, fenomenale Miriam Silla.
e nel corso del terzo set molti più recuperi con Moki Di Gennaro, fondamentale per i recuperi, per la ricezione, per elaborare la giocata e poi finalmente Paolo Egonu a schiacciare tutte le palle presenti nella nostra metà campo. Molto molto bene nel corso del terzo set, in cui l'Italia vola via, vola letteralmente via nella parte iniziale della parziale. Un errore in battuta di Orro regala il primo punto alle nipponiche, che però non riescono a rientrare. C'è un time out nel corso del terzo set dopo un mini break nipponico che aveva riportato un po' a contatto il Giappone di Manabe, ma niente di preoccupante. Il terzo set si replica anche nella quarta frazione, in cui l'Italia vince per 25 a 14 il terzo set, 25 a 15 il quarto e decisivo set per il successo azzurro in quella di Rotterdam. Adesso ragazzi, 24 ore di riposo e poi sotto per il terzo impegno di questa seconda fase contro l'Argentina, contro l'Albiceleste, per timbrare la qualificazione ai quarti di finale del sogno mondiale, del sogno iridato per le azzurre, per Little Volley, ma soprattutto per le ragazze terribili della coach Davide Mazzanti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!